Ciao a tutti, buongiorno. Eccoci arrivati al video numero 17. Ho fatto una breve pausa per appunto lo Yoga Day, dove ho pubblicato un piccolo video di un quarto d'ora. Se vi va, andatelo a vedere, perché è proprio dedicato a qualche pensiero sul perché facciamo, tra virgolette, yoga. Quindi vi invito ad andarlo a vedere per riflettere un po' su quello che sono le vostre motivazioni e anche magari trovarne delle altre. Ma torniamo alla nostra pratica, alla nostra lezione. Abbiamo detto lezione numero 17, lezione dedicata soprattutto a posizioni in torsione. Oggi la lezione sarà facile da un punto di vista degli attrezzi, ci servirà solo una sedia. Che vi ho detto ho rotto, ma ho ritrovato una sedia di legno pieghevole che, per quello di cui avremo bisogno oggi, per quello che faremo oggi, va benissimo questa sedia. Mi raccomando, massima attenzione nelle torsioni sedute. Le torsioni si vivono col respiro. Durante l'inspiro trovate un allungamento assile proprio verso l'alto e durante l'espirazione, aiutati dall'espiro, dallo svuotare del torace, dalla tensione addominale, dalla forza dei rotatori, trovate la torsione. Quindi massima attenzione soprattutto nelle torsioni sedute. Detto questo, bando alle ciance, possiamo iniziare con la nostra lezione. Bene. Iniziamo sdraiati, supini, a pancia in su, ci tiriamo le ginocchia al torace, apriamo le braccia, iniziamo con dei movimenti di torsione, destra e sinistra. Movimenti lenti, tranquilli, per iniziare a sciogliere un po' la colonna in torsione devono essere movimenti piacevoli. Respiro, muovo. Mi raccomando, tutte le volte che iniziate un qualsiasi tipo di pratica, che sia una sala pesi, che sia un movimento di anche solo di bici, di corsa, iniziate sempre con un riscaldamento articolare e muscolare. Bene. Ci fermiamo nel centro, tiriamo le ginocchia al torace, incrociamo la gamba destra sulla gamba sinistra, ok? Ginocchia tirate verso di voi, apriamo le braccia, facciamo cadere le ginocchia verso sinistra, appoggiamo pure il braccio sul ginocchio di destra che tocca terra, braccio destro verso destra. Iniziamo con una torsione di questo tipo. Vorrei che il ginocchio di sinistra toccasse terra per tutti, ok? In modo tale che se anche, soprattutto anche se la spalla destra risulta sollevata da terra, nel minuto in cui stiamo in questa posizione, pian pianino si scioglie e la torsione aumenta per riportare la spalla di destra a terra. Respiro, lo sguardo via via va sempre più verso destra, le gambe sono tirate verso l'alto, sono tirate verso il vostro viso, quindi tiratele bene su, in modo tale da aumentare al massimo proprio questa torsione. Da qua torno in centro, cambio l'incrocio, tiro le ginocchia al torace, incrocio la gamba sinistra sopra la gamba destra, da qua faccio cadere le gambe verso destra, tirando bene le ginocchia verso l'alto, appoggio bene il gomito sul ginocchio di sinistra, braccio sinistro aperto di lato, e iniziamo con una torsione verso sinistra. Vedete che la mia spalla sinistra è sollevata, ma in questo minuto pian pianino vedrete che si avvicinerà a terra.
man mano che passa il tempo, che la torsione migliora, adattatevi alla posizione. Bene, ritorno in centro, abbraccio le gambe. Fronte a cercare le ginocchia, quindi le spalle sono sollevate, mento leggermente verso l'alto, metto le mani dietro la nuca, il ginocchio destro va in avanti, il gomito destro va al ginocchio di sinistra e cambio. E andiamo dinamici, senza appoggiare le spalle a terra. Dinamico, gomito destro, ginocchio sinistro, gomito sinistro, ginocchio destro. Se sono bravo lo porto al di là del ginocchio, il gomito. Ok, zona lombare schiacciata a terra, scapole che non toccano. Ok, galleggio. Bella tensione addominale. Andiamo pure. Ok, pianino, una rullatina sulla schiena e ad bocca. Gambe belle distese. Lavorate bene su quel polpaccio. Appoggi i gomiti a terra e ci prepariamo un bel plank. Intreccio le dita delle mani e mi preparo per il plank. Quando ci siete, punti i piedi, stacco le ginocchia, partiti. Spingo i gomiti per terra in modo tale che il torace salga, Piedi uniti. Bacino che scende, torace che sale. Taglio esterno del piede destro a terra, ci metto sopra il sinistro, ma i gomiti rimangono a terra. Spingo anche dal gomito sinistro, Torno in centro, vado dall'altra parte, taglio esterno del piede sinistro, ci metto sopra il destro, gomito destro che spinge a terra, giù quel bacino, bacino retroverso. Ritorno in centro, plank sui gomiti, tengo ancora. Inspiro, cobra, inarco bene. Cobra morbido. E ado mucca.
distendo bene quelle gambe, recupero, apro bene quelle spalle. Da qua, piede destro in mezzo alle mani, mani a terra, allungo bene la zona inguinale, gambe belle distese, gamba sinistra bella distesa. Quando ci siete, la mano sinistra di fianco al piede destro, mano destra sul ginocchio e inizia a ruotare verso destra. Il ginocchio destro cerca la spalla sinistra, la mano sinistra è attaccata al piede destro e forzo con la muscolatura rotatrice tutta la torsione. E cerco di portare il torace a guardare il soffitto. Da qua piano appoggio il ginocchio, collo del piede sinistro a terra che spinge, continuo a ruotare. Se sto particolarmente bene, su in alto il braccio sinistro e spalla sinistra al di là del ginocchio di destra. Qua. E ruoto. Per ultimo, sul braccio destro se sto bene. Ritorno ad mucca. Da qua porto il sinistro in mezzo alle mani. Gamba destra bella tesa, inizio a scaldare la zona inguinale di destra per preparare anche la torsione in modo più equilibrato. Quando ci sono, appoggio il ginocchio, collo del piede destro a terra, mano destra di fianco al piede, mano sinistra di fianco al ginocchio, inspiro ed espiro, inizio a ruotare verso sinistra. Bacino destro, inguine destro che spinge in avanti, la mano destra spinge a terra. Solo se la mia spalla tocca il ginocchio, inspirando, porto il braccio destro in alto e il braccio destro al di là del ginocchio sinistro. E aumento la torsione, spingo giù l'inguine, solo se sto particolarmente bene sul braccio sinistro. E ritorno piano ad mucca. Distendetevi bene. Saltino, piedi uniti in mezzo alle mani e ci mettiamo in piedi. Piedi uniti, da qua, inspirando porto in alto le braccia
espirando mani al bacino, un leggero arco, spingo il pubino avanti, in arco, su bene quel torace, espiro, mani a terra, inspiro, Utkatasana, sedia, peso sui talloni, braccia spinte dietro, tengo, tengo ancora e inspiro, salgo, Samastiti, inspiro sulle braccia, chi riesce lo fa con le braccia in alto, se no mani al bacino, un leggero arco, espiro, Uttanasana, inspiro, Utkatasana. Peso sui talloni, braccia spinte dietro, braccia tese, dita tese, e espirando risalgo. Da qua, su in alto le braccia, sposto il bacino verso destra, mando le braccia a sinistra, abbracciando. Inspiro, torno in centro, espiro, vado giù, Uttanasana. Inspiro, Utkatasana, gomito destro al di là del ginocchio sinistro, mano destra a terra sul braccio sinistro, Paschasana. Inspiro, Virabhadrasana, Utkatasana, piede destro dietro, Virabhadrasana 1. Espirando, spalla destra di là dal ginocchio sinistro, Parivritti, Asvanasana. La mano destra interna al piede sinistro, Vajistasana, piede sinistro sopra il destro. Chaturanga. Inspiro, cobra, in arco, apro bene quel torace, spingo su, inguini che spingono in avanti e in basso, torsione verso sinistra, con l'occhio destro voglio andare a guardare il piede di sinistra, e spingo in avanti gli inguini, ritorno, Chaturanga, Adho Mukha. Bene, saltino, mi metto in piedi, questa volta sulle braccia, bacino che si sposta a sinistra, mani che vanno verso destra, Ardha Chandra. Inspiro in centro, espiro Uttanasana. Inspiro Utkatasana. Espirando, gomito sinistro al di là del ginocchio destro, sul braccio destro, Ashasana. Inspiro, Utkatasana, piede sinistro dietro, Virabhadrasana 1. Espirando, gomito sinistro al di là del ginocchio destro, torsione, Parivritti, Bhasva Konasana.
la mano sinistra interna, Vajista, piede destro sopra il sinistro. Chaturanga. In cobra. Apro. Collo del piede che spinge. Un bel inspiro e sull'espiro. Ruoto verso destra, con l'occhio sinistro voglio andare a vedere il piede. Con l'occhio di sinistra voglio andare a vedere il piede sinistro. Inguini che spingo in avanti, su quel torace, ruoto. Chaturanga. Adho Mukha. Molto bene. Adesso prendetevi la sedia che continuiamo a preparare l'apertura di torace e le torsioni. Posizionate la sedia abbastanza vicino a un muro, ok? Un esercizio abbastanza semplice. E questa sedia va bene circa per me che sono 1,75. E se siete più alti dovrete allontanare un po' il sedere, se siete più vicini dovrete mettere uno spesso, se siete più bassi, uno spessore sotto ai glutei. Come si svolge l'esercizio? Allora, ci sediamo. Ci sediamo qua dalla sedia. La punta inferiore della scapola circa deve essere, cioè io mi devo sedere con le scapole sulla sedia. Da qua in arco, porto in alto le braccia e vado pian pianino a cercare il muro che ho dietro, ok? Se me la vedo male, mi basta fare anche solo questo, ok? Metto lì e in arco. Ok, partite sempre delicatamente con questi allungamenti, mi raccomando, partite magari con qualche tempo breve per assaggiare la posizione, capire se riuscite e poi pian pianino allungatela nel tempo. Se riuscite con le mani al muro, benissimo, provate anche con le mani ad andare a prendere la sedia. Adesso vi faccio vedere, mi siedo con le scapole, vado dietro. Fletto il gomito, mi tiro, chiudo i gomiti e in arco ancora di più. Ok, qua. Questo è l'esercizio andando a prendere con le mani la sedia. Chi se la vede male può anche legare una corda allo schienale e prendere con le mani la corda e tirarla verso l'alto, ok? Immaginate che abbia una corda legata allo schienale e la spingo su, ok? Vi consiglio di eseguire questo esercizio 3-4 volte, ok? Se invece siete molto bravi, provate a starci, mettete un timer magari da 2 minuti, non deve farvi male il collo, 2 minuti in questa posizione, ok? Mettete pure in pausa il video e fate questa apertura di torace. Noi, passato questi 2 minuti, continuiamo con gli esercizi.
Prossimo esercizio, seduti sulla sedia. Ci sediamo in punta della sedia, apriamo i piedi larghi come il tappetino, ruotiamo bene i glutei e piano ci andiamo ad adagiare in mezzo alle nostre cosce. Stiamo qua e piano. Entriamo. Adesso solo questo. Facciamoci spazio, ruotiamo le cosce. Piedi larghi come le vostre anche, cioè scusate, larghi come il tappetino. Entrate, le mani camminano in avanti, stacco 2 cm il sedere, sfiora. Spingo quei piedi a terra, sorreggo il peso. Appoggio e con le mani vado a prendere i paletti della sedia. E mi faccio una leggera trazione. La trazione fatela solo se siete già entrati con il torace in mezzo alle cosce. Bene, da qua, sempre piedi paralleli, raddrizzo bene, braccia in avanti. Mani più alte delle spalle, su, braccia tese e mani in alto, una bella tensione nei muscoli in mezzo alle scapole. Fatica, fortissimi lì. E piano giù e torno a prendere i paletti della sedia e guardo se magari riesco a entrare ancora meglio con le spalle. Molto bene. Adesso prepariamoci per l'esercizio in torsione con la sedia. Allora, sedetevi comodi sulla sedia, seduti bene dietro, Adesso, ginocchia unite, piedi uniti, iniziate pian pianino a ruotare, ok? Ruotate verso sinistra. Da qua, piano, vi flettete in avanti, la spalla destra al di là del ginocchio sinistro, la mano prende il paletto della sedia, la mano sinistra sulla schienale, la mano sinistra vi spinge in avanti e vi ruota, ok? Una bella torsione. Man mano che state lì, se sentite che la mano di sinistra si può spostare sempre di più sullo schienale e andare verso, appunto, destra, fatelo pure e aprite, migliorate questa posizione. Ruotate, petto aperto, deve essere piacevole per la schiena, se avete fastidio al collo, sguardo a terra. Inarcate bene quella schiena, torace aperto, ritorno. Adesso per farvelo vedere da un'altra angolazione lo faccio girato di 90 gradi e lo ripetiamo questa volta con la torsione verso destra. Quindi, piedi uniti, ruoto verso destra, ok?
mi aiuto proprio in questa torsione, ruoto, ruoto, poi con la mano sinistra vado a prendere il paletto della sedia e la mano destra che spinge, ok? Mi spingi in avanti e ruoto. La mano destra cammina sullo schienale verso sinistra in modo tale da forzare questa torsione, inarcate bene quella schiena e ruotare quel petto al soffitto. Ginocchio sinistro che spinge contro il ginocchio destro, eh? Distendetevi bene, mano destra che spinge in avanti la spalla destra e ruota. Ritorno. Ok, io come consiglio vi do di ripetere questo esercizio a sinistra e a destra, ok, in modo tale che la schiena si ammorbidisca sempre di più nella torsione. E non deve essere doloroso, deve essere anzi piacevole, perché sentite che il corpo pian pianino cede. Quando l'avete ripetuto, ci ritroviamo, mettiamo via la sedia e proviamo a eseguire una posizione che è Pasfabhakasana, che ci servirà da mettere dentro poi al vinyasa finale. Ok, quindi ripetete pure e ci vediamo dopo la ripetizione di questa torsione con la sedia. Proviamo adesso a impostare Pasfabhakasana. La posizione di partenza è Paschasana, ok? L'Utkatasana, la sedia in torsione. Posizione in realtà è semplice, ok? La cosa importante è riuscire ad appoggiare, come vedrete, il femore nella parte più alta possibile dell'omero del braccio opposto alla gamba. Se lo appoggiate sul gomito o sotto il gomito farete una fatica incredibile e cadrete, ma è molto facile. Allora, la posizione di partenza abbiamo detto è Paschasana, quindi giù, peso sui talloni, spalla sinistra al di là, gomito sinistro al di là del ginocchio e su. Ok, questa è la posizione di partenza. Adesso mi giro così mi vedrete meglio. Qua. Lì. Appoggio la mano sinistra a terra. La mano destra l'appoggio lontana a destra, vedete, mi sono sbilanciato a destra, il mio sedere è alto, mi sbilancio sempre di più a destra fino ad arrivare a staccare i piedi. Qua. E riappoggio. Ok? Non è difficile. Dovete avere un po' di sicurezza sulle braccia, perché per un momento siete sulle braccia. Ok, quando appoggerete e staccherete i piedi vedrete che la posizione è in equilibrio. Quindi dovete bilanciarvi destra, sinistra, ma anche avanti e dietro. Se rimanete troppo sbilanciati sulle gambe, cioè il sedere cade e non riuscirete a fare. Dovete stare leggermente sbilanciati in avanti. Quindi lo rifaccio dall'altra parte. Fletto. Ruoto, quindi Paschasana, spalla, gomito destro al di là del ginocchio sinistro, ok, appoggio la mano, mi sbilancio a sinistra, fletto i gomiti, il gomito destro sta facendo da tavolino, mi sbilancio finché i piedi non si staccano e ritorno, ok? Provate. Ok? Roma non è stata costruita in un giorno, quindi provate a eseguire queste posizioni, destra e sinistra. Mi raccomando, non state troppo indietro, pesanti sul sedere, se no il sedere cade,
il ginocchio scivola sotto il gomito e non vi tirate più su. Il sedere rimane alto e pian pianino vi sbilanciate dalla parte opposta per equilibrarvi, ok? Provate pure che noi poi ci ritroviamo dopo per eseguire il vinyasa finale, i due vinyasa finali. Tranquilli, se la posizione non vi viene, saltatela pure nel vinyasa che vedremo poi, ok? A dopo! Ora che il corpo è caldo, possiamo partire col nostro vinyasa. Quindi, in piedi, posizione samastiti, scapole addotte, attive le gambe, attive le braccia. Inspirando, sollevo le braccia e in arco, Urvastra. Espiro. Uttanasana. Inspiro, Utkatasana. Espirando, gomito sinistro al di là del ginocchio destro, Paschasana, sul braccio destro. Chi riesce da qua, Pasfabhakasana. Appoggio la mano destra, mi equilibrio e stacco. Riappoggio solo le punte dei piedi, Malavajara. Equilibrio. Spingo sulle braccia, ginocchi in avanti, mani a terra, un bel salto, Adho Mukha. Piede destro in mezzo alle mani, Virabhadrasana 1. Espirando, Parivritti, Pasfakonasana, gomito sinistro al di là del ginocchio destro, spalla sinistra al di là del ginocchio destro, sul braccio destro. Come se qualcuno mi tirasse dalla mano destra, Parivritti, Virabhadrasana 2, sguardo la mano destra, protesi dietro, Espiro. Chaturanga, in Bhujanga, ruoto bene e ruoto verso destra e vado a vedere il mio piede di sinistra, spingo in avanti l'inguine destro, glutei sui talloni. Per chi riesce, Salamba Shirsasana, sommità della testa a terra, ginocchia sui gomiti e per chi dovesse riuscire, sulle gambe. Adho Mukha. Saltino, piedi uniti in mezzo alle mani, Utkatasana. Espiro, Paschasana, gomito destro al di là del ginocchio sinistro. E Paschasana, scusate, Pasfabhakasana, appoggio la mano sinistra di lato, mi equilibrio, stacco i piedi. Appoggio, Malavajara, solo le punte, appoggio, salgo. Volo dietro, Adho Mukha. Sinistro in mezzo alle mani. Virabhadrasana 1. Espiro, Parivritti, Pasfakonasana, spalla destra al di là del ginocchio.
qualcuno mi tira dalla mano sinistra, pari vritti, virabhadrasana 2. Chaturanga. In Bhujang. Mi spingo bene in alto, apro il torace, ruoto verso sinistra e vado a vedere il piede destro. Inguine sinistro che spingi in avanti. Glutei sui talloni. Salamba Shears. Ginocchia sui gomiti, oppure per chi riesce, su tutte e due. Adho Mukha. Un bel saltino, piedi uniti in mezzo alle mani. Sguardo in avanti. Espiro, mi chiudo. Mi tiro giù. Inspiro, salgo. Urvasta. Espiro. Samastiti. Per chi se la sente, abbiamo un altro vinyasa, un pochino più complesso. Chi ha fatto bene questo e vuole ripeterlo, lo ripete. Chi vuole andare avanti, questo è l'altro dinamico. Bene, da qua, inspiro, porto in alto le braccia, porto le braccia verso sinistra, il bacino verso destra. Da qua direttamente Paschasana, gomito destro al di là del ginocchio sinistro e sul braccio sinistro. Pasvabhasana, poggio la mano destra, la mano sinistra, prendo bene la torsione e stacco. Riappoggio le punte. Malavajara. Volo dietro, Adho Mukha. Piede destro in mezzo alle mani. Virabhadrasana 1. Espirando, pari vritti. Paschasana con asa, mano spalla sinistra al di là del ginocchio, pari vritti, virabhadrasana 2, sollevo, mano destra sul polpaccio, di sinistra se ce la faccio, e di qua direttamente Vajista, mano sinistra a terra, piede destro sopra il sinistro, Vajista. Virabhadrasana 1 e di nuovo torsione, spalla sinistra al di là della destra, su e Ardha Matsyendra, appoggio il ginocchio sinistro di fianco al piede destro, da qua chi riesce ad andare in Ekapada Kondinyasana, la mano destra l'appoggia a terra, si carica bene il femore destro sul gomito di sinistra, si sbilancia e apre. Ritorno, Malavajara. Appoggio le ginocchia, summit glutei sui talloni, sommità della testa a terra, ginocchia sui gomiti.
ti riesce, ginocchio sinistro sul gomito di destra, il ginocchio destro a sbalzo. Ritorno ad omucca. Da qua saltino, piedi uniti in mezzo alle mani, salgo, inspiro sulle braccia, le braccia vanno verso, le mani verso destra, il bacino verso sinistra, Ardha Chandra. Inspiro, torno in centro e Paschasana, gomito sinistro al di là del ginocchio destro, sul braccio destro. Svabhasana, appoggio la mano destra e salgo. Malavajara, equilibrio. Saltino ad omucca. Piede sinistro in mezzo alle mani, Virabhadrasana 1. Espiro, torsione, spalla destra al di là del ginocchio di sinistra. Inspirando mi sollevo, Virabhadra 2, ti riesce in arca, la mano sinistra sul polpaccio di destra, spingendo il ginocchio sinistro in avanti, espirando, Vajista, mano destra a terra, piede sinistro sopra il destro. Direttamente Virabhadrasana 1, sinistro avanti, in, e di nuovo torsione, spalla destra al di là del ginocchio, pari, vritta, Svabhasana. Ardha Matsyendra, ginocchio destro di fianco al piede sinistro. E chi riesce, Ekapada Kondinyasana. Quindi mi carico il femore destro, femore sinistro sul gomito destro, appoggio le mani e stacco e apro. Riappoggio. Malavajara, piano appoggio le ginocchia, sommità della testa a terra, chi riesce direttamente, ginocchio destro sul gomito sinistro in salamba. Ritorno in centro. Ad omucca. Facciamo un saltino, piedi uniti in mezzo alle mani, Ardha Uttanasana. Inspiro, appiattisco, sguardo in avanti. Ed espiro, mi chiudo. Inspiro, salgo, Urva Asta, un bellissimo arco. E ritorno, Samastiti. Bene, anche per oggi il Vinyasa l'abbiamo dato, la nostra lezione è ok, possiamo partire con la parte di compensazione. Bene, la nostra parte di compensazione parte in Baddha Konasana, quindi piedi avanti, piante dei piedi a contatto, non tenetele troppo vicine, liberate gli ischi e piano vi flettete in avanti. Lasciate pure che gli femori extra ruotino.
che ci sia una chiusura del torace. Con Upavista, con Asana, scusatemi, sono sempre reduce da quell'infortunio che se anche va meglio ancora ci devo lavorare, quindi il vostro Upavista con Asana, vi flettete in avanti. Tensione bene nell'interno coscia. E per finire ci facciamo una bella candela. Andiamo a chiudere le gambe. Una candela, trovate la verticalità, spingete su, occhio che ha fastidio al collo rimanga di più sulle spalle, piante dei piedi a contatto. E qua. Piano, delicatamente sciogliete. Se avete bisogno di fare ancora qualche vostra posizione, fatela pure. Altrimenti la nostra lezione termina qui. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguito fino alla lezione 17, siete veramente tanti, ormai pian pianino arriviamo anche a 700 iscritti. Se vi è piaciuto il video, la lezione, vi chiedo di condividerla, di farla provare anche a vostri amici, a vostri colleghi di pratica. E vi ricordo anche che c'è la sezione interviste chiacchierate, se non l'avete vista magari andate a vedere anche il perché facciamo yoga, io la reputo un bel punto di partenza per riflettere non solo sulla pratica ma anche su noi stessi, su cosa ci rende sereni. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, se volete lasciare una donazione mi fate ovviamente un grandissimo piacere per mandare avanti il canale, pollice in su, vi ho già detto di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!